Buonasera a tutti dal vostro Alessandro Benigni e bentrovati per una nuova puntata di Teleconsiglio Regione. La Toscana accelera sul PNRR che, pur nella sua complessità, sta assumendo sempre più concretezza. Nelle 197 linee di finanziamento stabilite a livello centrale, la Regione sta movimentando ad oggi circa 3,5 miliardi di euro già assegnati o stimati su progetti tramite decreti ministeriali o atti della Regione. Importante riunione di concertazione con le categorie economiche sul PNRR. Ormai il PNRR ha in Toscana una ricaduta di circa 3 miliardi e mezzo di interventi già definiti con decreto ministeriale, penso alle tranvie di Campi e di Magnanripoli, o di complesso di interventi, penso ai 93 milioni sulle edilizie economiche popolari che riguarda attraverso la gestione dei consorzi Lode tutti 11 distretti. Penso al progetto dell'erosione che va a contrastare quello che accade in 5 province, quelle che si affacciano sul mare, proprio con le nuove scogliere e gli interventi di padronanza sulle scogliere e sull'erosione delle coste. Il tutto ci porta a vedere una ricaduta importante di volano sull'economia, ripeto, con la precisazione o specifica o indirettamente aperta al bando per 3 miliardi e mezzo sulla Regione Toscana. Le categorie economiche hanno espresso le loro opinioni, hanno cercato di cogliere quale può essere la loro forma di partecipazione attiva. Io a questa assemblea di concertazione con le categorie do una scadenza una volta al mese, ma contemporaneamente esse possano entrare in contatto col gruppo di lavoro che sotto il direttore Paolo Pantuliano la Regione ha istituito, e sono persuaso che a poco il PNRR può davvero aprire delle prospettive di investimento reale che aiuta una ripresa che diventa realtà in Toscana. Prevedere misure specifiche per i soggetti che vogliono avviare o rilanciare un'attività produttiva e dare incentivi economici per svolgere attività finalizzate sia alla cura e custodia dei luoghi sia di carattere sociale in favore delle comunità locali. Lo stabilisce la nuova legge regionale a sostegno delle aree montane. Con la proposta di legge custode della montagna questa mattina abbiamo dato centralità nel dibattito a dei territori che, pur componendo grande parte della nostra regione, sono o si sentono dimenticati. Territori che hanno sofferto e soffrono dello spopolamento. E lo spopolamento è sinonimo di abbandono, è sinonimo di degrado ambientale, paesaggistico, sociale. Quindi dobbiamo mettere in atto delle misure che invertono questa tendenza e che consentono di poter rimanere a vivere in montagna, di poter custodire un territorio che è un territorio bello e importante anche per chi abita in pianura. Con questa proposta di legge, che è diventata legge, noi abbiamo proposto una misura concreta, la possibilità di dare contributi per 5 anni a chi aprirà delle attività economiche o a chi già ce le ha e le vuol riqualificare in montagna, sopra 500 metri, con una attenzione particolare ai giovani sotto a 40 anni e con la possibilità di stipulare un patto di comunità, vale a dire chi ha o apre un'attività economica può stabilire una convenzione con il comune che lo obbliga, gli consente di fare delle attività di custodia del territorio o di attenzione di custodia sociale nei confronti della popolazione, che è spesso una popolazione anziana. Certo, è un tassello di un'attenzione di provvedimenti che la Regione ha già iniziato a produrre e che dovranno anche essere oggetto di attenzione e di priorità per il futuro. Siamo molto soddisfatti di aver portato a conclusione l'iter di approvazione di questa legge, che già nel nome descrive abbastanza bene l'intento, e custodi della montagna toscana. È un provvedimento innovativo che permetterà di elargire i contributi a fondo perduto fino a 25.000 euro in 5 anni a giovani o meno giovani
che intenderanno aprire un'attività nella montagna toscana, sopra i 500 metri, quindi una misura per cercare di arginare uno dei fenomeni peggiori e più drammatici che toccano la montagna, che è lo spopolamento. La cosa innovativa è proprio questo, che qualsiasi tipo di attività, qualsiasi tipo di partita IVA che troverà, diciamo, nella montagna un modo per essere protagonista, verrà finanziata. Ci sarà un bando che uscirà a breve e sulla base del bando noi come Regione Toscana intanto abbiamo messo a disposizione per 3 anni 1.300.000 euro l'anno. Una legge importante a sostegno della montagna, dove le persone diventano custodi della loro stessa terra, una terra d'origine che molte volte è anche un elemento identitario, culturale, di appartenenza, dei contributi che verranno elargiti alle imprese che nasceranno in realtà di montagna o che vorranno ristrutturarsi. Molte volte possono essere anche giovani che scelgono come scelta di vita di aprire un'attività e ne diventano custodi, possono fare dei patti di comunità con le loro città, con le loro montagne, e questo sarà un elemento discriminante, un contributo a fondo perduto che può fare la differenza quando nei piccoli territori magari si decide se chiudere una strada cinesca o tenerla aperta o se si decide di investirci. Questo è un elemento di grande novità e quindi noi riteniamo che questa legge, che promuove di fatto il sostegno e la vita nelle montagne della Toscana, possa essere e dare delle grandi opportunità per tutti coloro che decideranno di aprire una nuova impresa o che decideranno di ristrutturarla o che decideranno magari di trasferirsi o di continuare a vivere. Molti ragazzi e ragazze si sentono custodi delle loro montagne e con questa legge consentiamo loro di realizzare il loro sogno. Il progetto Polis di Libera Toscana si è aggiudicato il bando del Consiglio regionale toscano Educazione alla legalità, istituito con i fondi, più di 70.000 euro, derivanti dai rimborsi per l'esercizio del mandato dei consiglieri nel periodo del lockdown. Ma noi abbiamo voluto, non appena sono stato insediato e avevamo delle risorse derivanti dai risparmi della politica, in quel caso i mancati rimborsi nel periodo del lockdown, decidere di utilizzare quelle risorse per eventi sociali o per iniziative simili. Alla fine abbiamo scelto di mettere in campo un'iniziativa che è quella del sostegno a progettualità legate alla legalità. Perché lo abbiamo fatto? Per 3 ordini di motivi. Il primo, per mandare un messaggio forte all'esterno. La Toscana non è terra di mafia, ma è un luogo in cui gli interessi di attività mafiosi e criminali sono forti. E allora il messaggio che noi mandiamo a tutti, specialmente ai ragazzi più giovani, ma lo mandiamo alle altre istituzioni, alle imprese, è che ognuno di noi deve essere sentinella della legalità. E questo è un messaggio forte, è un messaggio di formazione e di informazione, perché la progettualità che libera, che poi si è aggiudicato il bando e ci ha presentato, esattamente questa: andare nelle scuole, parlare con le ragazze, con i ragazzi, trasmettere il messaggio che ognuno di noi può essere un argine, da quando si è piccoli a quando si ha un ruolo nelle istituzioni. Credo che sia qualcosa di bello, che abbiamo voluto insieme a tutto l'ufficio di presidenza, senza distinzioni di colore politico, perché la lotta alla criminalità organizzata deve essere di tutti, non deve avere una connotazione politica, e ognuno di noi che è impegnato nelle istituzioni deve costruire le condizioni perché se è accaduto qualcosa sui nostri territori non accada mai più. Siamo sempre stati sensibili al tema della lotta contro la criminalità. Questo Consiglio regionale si sta caratterizzando anche in questa direzione, e quando abbiamo avuto la possibilità con i fondi derivanti dai rimborsi restituiti per il lockdown abbiamo deciso come ufficio di presidenza di fare questo bando con quelle risorse. E l'educazione alla legalità è quanto mai importante, specialmente in questa regione, perché i dati ci preoccupano molto. I dati della Fondazione Caponnetto parlano di un 95% di imprenditori toscani a rischio di contatto con la criminalità, e quindi si deve partire dalle scuole per cominciare una battaglia culturale, perché non dobbiamo nessuno sentirci al riparo da questi rischi di infiltrazioni, perché questo è quello che ci viene detto dalle fondazioni che fanno studi appositi, e abbiamo anche un altro
numero di beni confiscati alla mafia, più di 600 in Toscana. Sono cifre che fanno pensare che devono invitare a fare dell'azione conseguente, e noi la stiamo facendo. La legalità deve essere una sfida collettiva, i protagonisti di questa sfida chiediamo che siano i giovani, è una dimensione culturale nuova, quindi ai giovani viene chiesto uno sforzo ulteriore di mettersi in discussione, soprattutto dopo la pandemia, per trovare anche un livello di motivazione nuovo, e può essere una sfida che mette insieme le persone, è un livello di aggregazione e soprattutto un grande collettivo culturale in una terra come la Toscana che deve fare della legalità uno dei propri principi cardine, uno stile di vita, e credo che i ragazzi siano i migliori interpreti in grado di poter affrontare questa sfida. C'è una strategia di contrasto alle mafie immediata, diretta, è l'azione della magistratura, delle forze dell'ordine, degli organi di informazione, le inchieste, i riferimenti, i collegamenti, il disegno complessivo, e sapete benissimo che in Toscana purtroppo assistiamo, non mi viene nemmeno da definirla una recrudescenza dell'infiltrazione mafiosa, perché ormai è un fenomeno in costante evoluzione, in costante aumento. C'è poi però una strategia a lungo termine che gioca sulla dimensione educativa, sulla valenza di tutta una serie di iniziative con cui le associazioni incontrano le studentesse e gli studenti, la formazione delle insegnanti e degli insegnanti, insomma una dinamica formativa che fra l'altro si ricorda bene che, come ricordava ieri il Presidente Nazionale Libera Don Ciotti intervenendo alla città metropolitana, bisogna parlare veramente di una città educativa, di una serie di comunità e di collettività che riprendono in mano l'educazione dei più giovani, e questa prospettiva dell'educazione culturale, del rifiuto della cultura mafiosa, della cultura del privilegio, della cultura anche della corruzione politica, di un senso di legalità sempre più vacuo, ecco, queste sono tutte realtà fondamentali per costruire appunto futuro. Il progetto Polis prevede più azioni, la prima azione fondamentale è quella dell'educazione alla legalità nelle scuole, educazione alla legalità, alla giustizia sociale. Noi andiamo nelle scuole e cerchiamo di capire la percezione del fenomeno mafioso degli studenti, cerchiamo di indirizzarli e di capire criticamente anche che cosa pensano loro, e di provare a raccontargli quella che è stata anche la storia del fenomeno mafioso in Italia. E poi prevede altre azioni, come per esempio i campi di estate liberi all'interno dei beni confiscati alle mafie. Faremo 5 campi in tutta la regione toscana quest'estate, dove potranno partecipare non soltanto giovani toscani ma anche giovani provenienti da altre parti d'Italia, proprio per vedere quello che c'è in Toscana e quello che facciamo. Prevede un percorso di formazione anche per il Parlamento degli studenti della Regione Toscana, che affronteranno tutta una serie di temi con esperti, con studiosi su appunto antimafia sociale, cittadinanza attiva, e poi prevede anche un momento dove i giovani potranno rincontrarsi, che abbiamo chiamato scuola di quartiere, dove loro possono partecipare, possono dire quali sono le cose che vorrebbero cambiare, come le vorrebbero cambiare, e provare a progettare insieme, diciamo, il futuro, il nuovo futuro che loro vorrebbero, diciamo, anche per le prossime generazioni. Don Fanfani e i preti operai, una vita accanto agli ultimi tra Vangelo e Costituzione. Presentato in Consiglio regionale il libro di Paola Sani, alla presenza del cardinale Gualtiero Bassetti, una storia tipicamente toscana. La presentazione del libro sulla vita di Don Renzo Fanfani, che è stato compagno di seminario del cardinale Bassetti, in questo periodo assume un valore ancora maggiore, perché Don Renzo ha fatto della sua vita una testimonianza di vicinanza agli ultimi, ai più bisognosi, e di grande battaglia per la pace nel mondo. Nel 93 andò in Bosnia e Erzegovina quando c'era la guerra dei Balcani, quindi questa presentazione è un modo per ricordare una figura importantissima del nostro territorio, un modo particolare di fare evangelizzazione e un grande messaggio di pace del quale tutto il mondo oggi ha assolutamente bisogno. È un prete operaio, è la storia di un prete operaio e dei preti operai italiani, possiamo dire, che hanno saputo mettere insieme Vangelo e Costituzione, due elementi estremamente difficili, importanti, che sono stati insomma faticosi, diciamo così, da portare avanti, ma che loro con la loro vita hanno messo in atto. La storia è quella di uomini preti che hanno deciso di entrare nel mondo del lavoro e hanno scelto questo ambito per stare accanto agli ultimi.
credo che ancora oggi questa storia ci parli, perché abbiamo bisogno, il tema del lavoro, come sapete, è un tema che ancora è sul tavolo, purtroppo, dei drammi sociali e umani, e ancora non è stato risolto, comunque tanti sono i diritti che vedono ancora arretrare la vicenda del lavoro. Credo che ancora oggi ci sia bisogno di queste testimonianze, credo che sia importante che continuino a camminare su gambe di altri e che il messaggio che ne viene fuori sia forte, perché comunque insomma la fede in Gesù, la fede nel Vangelo e la Costituzione possono essere due maniglie a cui fare riferimento e per i nostri tempi, che indirizzano anche il domani.